Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento mensile con l'astronomia. Questa sera abbiamo ospite Roberto Gentilini, che è responsabile dell'Osservatorio Meteorologico Evangelista Torricelli di Faenza, e ci parlerà di meteorologia. Vuoi dire due parole su di te? Buonasera a tutti, ringrazio intanto Fabio Fabbri e ringrazio il gruppo Astrofili APS Di che è Faenza. appunto Gruppo di Faenza, Astrofili Faenza, il gruppo nuovo Astrofili nome Faenza APS APS. che appunto mi ha invitato per questa serata di cui sono onorato di partecipare. E, io gestisco l'Osservatorio Meteorologico Torricelli assieme ad altri collaboratori. E abbiamo una serie di dati abbastanza ampia. Dal 1 gennaio 1946 ad oggi abbiamo i dati termopluviometrici, mentre i dati solo pluviometrici sono disponibili già dal 1917. Quindi abbiamo una serie di dati piuttosto importanti e abbiamo anche un sito che dopo faremo vedere, un sito www.meteofaenza.it, dove ogni giorno, ogni ora, ogni minuto potete vedere i dati online. Poi tra l'altro noi ricordo che ci siamo incontrati molti anni fa, mi ricordo ancora, era il 99, c'era l'eclissi totale di sole nel nord Europa e eri anche tu in questo mitico viaggio per andare a vedere l'eclissi. Abbiamo fatto, se non ricordo male, erano 5-6 autobus dalla zona di Faenza e Ravenna. E poi, tra l'altro, decidemmo dove dirigersi anche in base alle previsioni meteo e alle tue indicazioni, perché quel giorno del 99 era arrivata una perturbazione che aveva coinvolto un po' tutto il centro Europa. A est era ancora sereno, quindi siamo andati verso l'Ungheria e quindi grazie anche alle previsioni meteo abbiamo deciso dove andare a vedere l'eclissi e siamo riusciti a vedere un bello spettacolo. Ma è stata una bellissima avventura, un'avventura che non dimenticherò mai, soprattutto per l'impatto dell'eclisse, dove andammo a vederla, come hai detto, in Ungheria. Esattamente mi ricordo ancora il paese Szezzemenye, un paesino molto tranquillo, una zona dove parcheggiarono i pullman. L'eclisse fu bellissima a mezzogiorno, vedere le stelle a mezzogiorno, vedere gli animali che si acquietano. Diciamo, sui uccellini, sui fili della luce, e vedere proprio questo buio improvviso, un buio strano, è un'esperienza indimenticabile. La volevo provare, me l'avevano raccontata i miei genitori dell'eclisse del 1961, me l'avevano raccontata i miei nonni, eccetera, e quindi è stata un'esperienza bellissima. E questo appunto fu un'avventura perché andammo a cercare appunto il tempo più favorevole per vedere l'eclisse che si vedeva un po' nel nord Europa e, se non ricordo male, appunto nell'est Europa, e fu un'avventura perché pioveva praticamente dappertutto. Pioveva dappertutto e quindi mi ricordo che quando passammo con i pullman in Austria, diluviava e poi anche su gran parte dell'Ungheria pioveva e dopo invece praticamente in un territorio ristretto, in una porzione ristretta del centro Ungheria, troviamo questo sole che a mezzogiorno circa, diciamo, le 11, l'orario non lo ricordo perfettamente, troviamo appunto il tempo buono proprio per vedere l'eclisse più bella. L'eclisse bella. Quindi, Ok. insomma, sì. Quindi, insomma, Sia. fu un'emozione veramente indimenticabile. E le previsioni appunto sono state un aiuto validissimo, perché mi ricordo ancora che sul pullman avevamo i computer, il monitor del satellite e le previsioni di Meteo France che indicavano chiaramente la zona dove mano a mano era più favorevole trovare il tempo buono. Ne è valsa la pena, fu un'avventura grandissima, ma ne è valsa la pena che consiglio a tutti chi può vedere un'eclissi totale di sole in qualsiasi paese estero. Adesso, vabbè, non sono i tempi favorevoli, ma quando sarà il tempo Sì. Sì, favorevole è un'avventura da non perdere assolutamente nella vita. anche infatti dopo anche chi l'ha vista una volta, dopo cerca anche di rivederla per quanto possibile.
Quindi adesso in questi anni sicuramente per la zona dell'Italia e dell'Europa non è molto favorevole, quindi dobbiamo aspettare qualche anno, sicuramente c'è tempo di organizzarsi e capire bene verso dove andare. Io mi ricordo molto bene, soprattutto mi ha colpito la luce particolare, perché era tutto buio, però era come a 360 gradi, era come se fosse un tramonto, cioè la luce del crepuscolo a 360 gradi, quindi in alto buio, tutto attorno un cielo rossiccio come al tramonto fondamentalmente, e poi sì, appunto la natura sconvolta da questo fenomeno che inusuale, che in pieno giorno si fa buio e quindi la luce cala piano piano e poi buio per qualche minuto. E quindi sì, vi consiglio, sì, sicuramente ci organizzeremo per una delle prossime eclissi e vedremo di vederne un'altra. Intanto salutiamo alcune persone, c'è Daniela, salutiamo, che ci segue sempre, poi c'è Giampaolo Martelli, poi abbiamo anche Maurizio Marsigli. Buonasera. Qui Venera 13 dalla Valle d'Aosta, immagino che sia Fabiola, che abbiamo avuto ospite lo scorso mese. Abbiamo anche Ruggero Graziani. Saluto. Salutiamo. Abbiamo Italo Chesi. Ciao Italo. E Giuseppe Albonetti. Buonasera. Buonasera a tutti. Direi che dopo i primi saluti possiamo iniziare con il tuo argomento. Allora, condivido. Non voglio farla praticamente troppo lunga, nel senso cercherò di non annoiarvi, visto che l'argomento principale per voi, ovviamente siete appassionati di astronomia la maggior parte, quindi sicuramente la meteorologia la seguite, giusto per avere indicazioni del tempo che trovate per fare le osservazioni astronomiche e le astrofotografie. Però sicuramente la meteorologia è una scienza che comunque è una scienza vera e propria, che è molto migliorata, si è molto evoluta nel corso degli anni e quindi diciamo è molto performante. E le previsioni adesso nell'arco di 5-7 giorni hanno una affidabilità abbastanza alta. Allora, ci stiamo casualmente proprio incontrando prima dell'arrivo di una, diciamo, importante ondata di freddo che da questa notte, ma in particolare da domani, interesserà l'Italia, ma in particolare il settore orientale, e Faenza potrebbe anche vedere qualche fiocco di neve tra domani sera e sabato mattina. Ci potremmo imbiancare a seguire anche temperature piuttosto rigide nella, diciamo, tra sabato e martedì. Ma intanto andiamo con ordine. Vediamo intanto, noi gestiamo un sito, il sito meteofaenza.it, dove possiamo vedere, dove i dati sono aggiornati praticamente ogni minuto. In questo momento abbiamo una temperatura di 7,1 gradi, la massima di oggi è stata di 13 gradi, come vedete a mezzogiorno, la minima di 5,3 alle 6,55, e poi abbiamo un'umidità ancora bassa, un vento di grecale che praticamente viene da nord-est, e quindi si sta attivando la bora che porterà il freddo nelle nostre zone. Nelle nostre zone è un freddo abbastanza importante, perché avremo delle temperature che probabilmente si porteranno decisamente sotto lo zero. Questo è un sito dove appunto teniamo monitorato il tempo costantemente, abbiamo anche il satellite dove possiamo vedere il tempo, una webcam che è di Faenza Sud-Est, della zona della campagna di Faenza, dove appunto si possono vedere i dati. Come vedete, questo buco che si vede sono gli aggiornamenti ogni minuto che fa la stazione meteorologica, che è situata presso il Museo di Scienze Naturali. Per quanto riguarda, possiamo vedere per esempio anche i grafici per esempio in questo momento della temperatura. Come potete vedere, la pressione sta sensibilmente aumentando, questo perché l'aria fredda, che è più pesante, sta arrivando in maniera imponente nelle nostre zone. Quindi insomma, questo è un breve excursus sul sito. Poi, se vogliamo andare a vedere
quello che sta arrivando possiamo vederlo consultando vari siti. Diciamo che per fare le previsioni, per avere le previsioni meteo, diciamo che non si consultano sfere di cristallo, ma ci sono sofisticati calcoli matematici che sono realizzati attraverso modelli matematici molto importanti da vari paesi del mondo. I più importanti sono il modello europeo e il modello americano. Possiamo andare a vedere perché praticamente sta arrivando questo freddo. Allora andiamo a consultare un sito che è wetterzentrale.de, che è un sito tedesco. È un sito tedesco, e andiamo a consultare per esempio il modello europeo ICMWF, che è il modello più prestigioso che serve a fare le previsioni per tutte le previsioni che si possono vedere sia in televisione che attraverso le app o i vari calcoli che si vedono. Guardate, adesso questa per esempio è la situazione attuale. Vediamo tra 24 ore e in particolare tra 48 ore, cioè praticamente entro sabato alle 13, questo fiume verde che è alla quota di 5.000 metri, che praticamente identifica chiaramente che c'è aria fredda che sta arrivando sul nostro territorio. Fabio, si sta vedendo la mappa? Si sta vedendo bene? Chiedo a Fabio. Sì, sì, si vede bene. Bene, questa è l'Italia, come potete vedere. L'alta pressione azzoriana sta andando su verso le isole britanniche, punta verso la Norvegia, verso i paesi scandinavi, e di contro c'è una discesa di aria fredda. È aria artico-continentale. È una delle aree più fredde che si possa formare in natura nell'area di troposfera. Per quantificarla, diciamo, per vederla meglio, quest'aria fredda, noi consultiamo la quota di 850 ettopascal, ovvero la quota di 1500 metri, cioè la quota praticamente dove si vede meglio l'afflusso di aria fredda. In questo caso vediamo chiaramente che, per esempio, per la data di sabato 13 febbraio a mezzogiorno, quindi le ore 13 locali, avremo praticamente sull'Italia e nelle nostre zone una temperatura a 1500 metri di quota in libera atmosfera di circa meno 10, meno 12 gradi. Attualmente abbiamo più 4, più 5 gradi, quindi potete capire a quella quota. Quindi potete capire benissimo che avremo una temperatura, un crollo di almeno 15 gradi in poche ore solo a quella quota lì. Siccome questa è aria fredda, si dice anche di tipo pellicolare, cioè nel senso che è aria fredda che si diventa velocemente alle quote basse, il crollo termico avverrà molto velocemente anche entro sabato, anche nelle nostre zone. Con il vento freddo da nord-est, noi sicuramente avvertiremo freddo molto presto. E, come potete vedere, la provenienza di quest'aria avviene praticamente dalla parte occidentale degli Urali e dalla parte ovest della Russia. Quindi aria molto fredda, aria rigida che sta dilagando piano piano nel nostro territorio. Come potete vedere, questa è la situazione, per esempio, che era prevista oggi, giovedì alle 13. Come vedete, alle 13 eravamo ancora con temperature positive. Se vogliamo prendere come riferimento l'Emilia Romagna, vediamo che qui avevamo una temperatura di circa 2 più 2 più 3 gradi. Il verde, come vedete, è la zero. Quindi qui inizia l'aria fredda. Per vedere se, diciamo, ci sono condizioni favorevoli alla neve, diciamo che l'isoterma che noi prendiamo come riferimento è la temperatura di meno 5 gradi alla quota di 850 ettopascal, cioè sempre a 1500 metri. In condizioni, diciamo, normali, non sempre così, ma prevalentemente così, quando abbiamo una condizione di temperatura sul piano isobarico di 850 ettopascal, una temperatura di almeno meno 5 gradi, che è questa linea tratteggiata, sicuramente è molto facile che la neve possa arrivare anche a quote molto basse, se non addirittura in pianura. E queste sono le condizioni che si verificheranno probabilmente proprio tra domani sera
sabato. Poi, come potete notare, anche a 72 ore, praticamente anche per domenica siamo proprio questo lago di aria fredda, si sarà già bello espanso su tutta l'Italia, quindi probabilmente anche in molte zone del sud Italia avremo la neve. Questa è una linea di massima per capire, vedete come si vede proprio bene con i colori azzurri e violacei qui all'interno, per esempio, dei paesi dell'est Europa, come questo fiume di aria fredda stia arrivando. E non tutta l'aria fredda è uguale, insomma. C'è l'aria artico continentale, c'è l'aria polare marittima. Quindi, insomma, questa però è aria che, provenendo da est, dove noi non abbiamo barriere naturali, è un'aria che entra subito a contatto con le basse quote, e quindi è molto favorevole avere situazioni molto favorevoli, insomma, a nevicate anche a bassa quota. Domani probabilmente il vento di Bora, passando dal mare, tende a scaldarsi, quindi potrebbe creare un po' di pioggia nel primo pomeriggio, che poi, specialmente nelle zone interne, potrebbe diventare neve. Ma questa è una situazione che noi vediamo praticamente con questa mappa. Se noi vogliamo andare nello specifico di quello che potrebbe essere previsto per domani, visto che parliamo di domani, visto che è una giornata abbastanza interessante, proprio casualmente nella serata, con questa linea meteorologica, con questa previsione, con questa serata dedicata alla meteorologia, possiamo consultare questo sito americano, che è weather.us. Noi possiamo andare a vedere il tempo, per esempio, che adesso che va a Faenza, per esempio, e vedo se si sta caricando, intanto adesso vediamo, e vediamo il modello europeo, lo vediamo praticamente in dettaglio, si sta ancora caricando, adesso vediamo un attimo, ecco, andiamo a vedere per esempio il modello che vedevamo prima, ECMWF, che è il modello principale, il modello europeo su cui collaborano tanti paesi, e andiamo a vedere cosa si prevede, per esempio, in Emilia-Romagna nelle prossime ore. Questo è il sito weather.us.modelchart.euro. Allora, andiamo intanto a selezionare il territorio che noi andiamo a vedere. Europa, l'area Europa, e poi il paese, ovviamente il paese, l'Italia, la regione, prendiamo per esempio l'Emilia Romagna, visto che siamo in questa zona qui. Allora, i parametri, vogliamo andare subito dal sodo, vogliamo vedere quanto è prevista l'altezza della neve in centimetri domani. È un valore molto indicativo, però sicuramente un valore che può dare un'idea di quello che può fare, specialmente nelle previsioni a breve termine, nel il tempo. Allora, questa è l'Emilia Romagna, vedete, questa è la situazione del modello ECMWF previsto per l'11 febbraio, l'emissione dell'11 febbraio 12Z, cioè l'ultima emissione, alle ore 22 di oggi. Vedete che praticamente, tranne poca roba, non sono previste precipitazioni degne di nota. Ma andiamo a vedere per esempio quello che è previsto nelle prossime ore noi andiamo a vedere per esempio quello che è previsto nelle prossime ore, e andiamo a vedere qui adesso vediamo un attimo se riesco, ecco, vedere qui, ecco, andiamo a vedere per esempio il tempo previsto per il 12 febbraio alle 23, cioè esattamente tra circa 24 ore. Tra circa 24 ore, come potete vedere, comincia già a vedersi un po' di neve che tende a imbiancare la zona di Imola, Bologna, Carpi. Come potete vedere, sono accumuli ancora irrisori tra 0,1 e 0,5 centimetri, però vedete che Faenza e Forlì sono ancora relativamente fuori, cioè potrebbe fioccare ma ancora non accumulare. Ovviamente è una previsione indicativa, non è che dipende per oro colato, però è per avere un'idea. Vediamo per esempio le ore successive. Vediamo sabato mattina, 13 febbraio, per esempio alle 5 del mattino, cioè da qui alle 5 del mattino di sabato. Possiamo vedere chiaramente che già l'altezza della neve si è estesa
potrebbe fare qualche fiocco, potrebbe fare una grattugiata, per dire, già ad Argenta, Comacchio, Ravenna, e a Faenza, per esempio, essersi già accumulato, come potete notare, per esempio, un paio di centimetri di neve. Ovviamente, discorso diverso in Appennino, dove la quantità di neve sarebbe più consistente, specialmente anche nell'Appennino Cesenate e l'Appennino Forlivese. Vedete anche qui nella zona di Pavullo nel Frignano che potrebbero esserci 10-15 centimetri. Questa è la visione del modello europeo, modello prestigioso, modello sicuramente molto valido. Però per capire che ci sono altri modelli performanti che possono anche a distanza di breve termine avere una differenza importante sulla previsione, andiamo a vedere per esempio il modello americano GFS. Il modello americano GFS è Global Forecast Service, che per esempio per la stessa ora di sabato, vedete, sabato 13 febbraio, il modello GFS vede una situazione già diversa, cioè lui crede in qualcosa, in una nevicata più consistente proprio sulla zona a ridosso della via Emilia, vedete Cesena, cioè praticamente vede qualche centimetro in più, 5-7 centimetri, che in questi casi fanno la differenza. Quindi se vogliamo fare una via di mezzo, è facile che 4-5 centimetri entro sabato mattina possano cadere nel territorio tra Imola, Faenza e Forlì. E qui vedete che in Appennino ci sarebbero delle quantità decisamente più consistenti. È chiaro che statisticamente è più performante il modello europeo, però a distanza di 24 ore è da tenere in considerazione anche questo modello, che da più run vede una situazione favorevole alla neve anche in pianura. Vedete che l'unica zona dove potrebbe non vedersi neve per effetto della bora che tende a scaldarsi sul mare, è strano ma sarà difficile, ma è una cosa sovente che accade, è la zona più prospiciente del delta del Po e la zona nord di Ravenna, tra Ravenna e Comacchio. In tutte le altre zone sicuramente potrebbe aversi la neve, neve che potrebbe aversi a Firenze, nell'Appennino, vedete anche in Umbria, eccetera. Quindi questo per quanto riguarda una previsione più particolareggiata, insomma, ecco, del tempo. Quindi questi sono i parametri che potete vedere. Poi ci sono tanti altri modelli, per esempio, per chiudere, c'è anche il modello tedesco, un modello molto prestigioso, il modello ICON, che per esempio anche il modello ICON, come potete notare, vede per esempio 3-4 cm a Faenza per sabato mattina. Quindi se noi vogliamo ingrandire questa porzione, possiamo vedere veramente che, per esempio, come potete vedere, Faenza è sui 3 cm. Poi vedete Castel Bolognese, Granarolo Faentino, Lugo, e vedete che nella zona di Lutirano, Biforco, Modigliana potrebbero cadere tra i 10 e i 15 cm. Ovviamente queste sono sempre previsioni e le previsioni della neve sono sempre molto difficoltose, hanno un errore intrinseco, però le condizioni quando c'è un'aria così fredda, di tipo gelido, sicuramente sono più facili di condizioni che sono al limite. Di solito non fa delle grosse nevicate quando è solo aria fredda che interagisce con aria leggermente più mite, ci vogliono dei minimi di pressione più profondi. Però sicuramente è una condizione favorevole perché possiamo vederla. Febbraio è un mese statisticamente favorevole per le nevicate in Romagna. Se noi vogliamo infatti mi ricordo, sì, qualcuno ha postato che quando è stato 9 anni fa c'è stata la nevicata del 12 in questi giorni. Esatto. Proprio così, furono proprio in questi giorni, si verificarono nel 2012 la nevicata più copiosa dal 1929 ad oggi, specialmente tra Cesena e Rimini. Lì caddero dai circa tra il 1,70 m e 2 m di neve, Faenza cadde circa 1 m di neve, ma a Pennabilli nel Marchigiano caddero quasi 3 m di neve, che dovettero venire dal Trentino con la turbina per spalare, per fare i varchi all'interno della neve. Questo per quanto riguarda. Per quanto riguarda, tornando un attimo indietro al sito Meteo Faenza,
Adesso intanto vedere un attimo. Se mi dai un secondo, sì? Ti dico, c'è Federico Bentivoglio che aveva scritto: grande sì? Robby, un appassionato di meteo come pochi altri, grazie per il lavoro che fai per l'osservatorio. Oh, ti ringrazio Federico che diciamo una persona che conosco, una persona che so che è molto appassionato anche lui di meteorologia, ed è una cosa che mi fa molto piacere che appunto stia seguendo la serata, e incrociamo le dita, speriamo di vedere un po' di neve, magari non troppa per non creare troppi disagi, però insomma sicuramente sarà una condizione favorevole per vedere appunto la neve anche nelle nostre zone. Staremo a vedere, una scommessa, vediamo quello che succede. Ogni previsione è sempre una scommessa. Poi salutiamo anche Leda, che è la nostra socia che ci segue sempre. Salutiamo. Buonasera. Intanto Io vado a vediamo un attimo qui ancora Meteo Faenza. Torniamo qui un attimo su Meteo Faenza e possiamo vedere che noi abbiamo dei dati. E il dato che per esempio, qui abbiamo i dati di ieri, per dire di oggi, del mese e dell'anno. Noi abbiamo dati che sono informatizzati dal 1995 ad oggi. Gli altri dati sono ancora in forma cartacea, che sono ancora in fase di elaborazione, perché ci vuole del tempo per mettere all'interno dell'archivio dati database. Dunque, per esempio, il mese di febbraio, se noi possiamo dire di quest'anno, è un mese che finora è piovuto pochissimo, ma la cosa incredibile è che la temperatura media del mese è di 8,7 gradi, un'enormità, praticamente la temperatura uguale a quella di metà marzo, cioè è come se stiamo vivendo un mese di marzo pieno, quindi sicuramente una virata fredda è salutare, da prendere con favore, perché le piante, perché gli animali, perché tutti possono avere delle difficoltà, cioè si possono aumentano anche i rischi di gelate tardive nel corso della stagione, se non arriva il freddo durante la stagione giusta, durante l'inverno. Invece questo sfogo di aria fredda che potrebbe rallentare un po' a metà settimana e riaccelerare verso il 17-18 di febbraio, sicuramente qualcosa di molto significativo. Quindi staremo a vedere, perché speriamo di fare almeno temperature minime importanti, perché finora in questo inverno, come possiamo vedere, finora in questo inverno abbiamo avuto solamente una minima di meno 3,7, parlo sempre dell'osservatorio, poi chi in campagna, in altre zone ci possono essere registrate temperature anche più basse, però sicuramente un meno 3,7 a gennaio non è un valore di grande importanza, insomma è un valore basso, ma diciamo che per esempio il 28 febbraio del 2018 ci fu una pericolosa gelata molto intensa proprio nelle nostre campagne, a Faenza ci fu meno 8 gradi e nelle campagne ci furono meno 10, meno 12 gradi. Ricordate le scene, le immagini degli agricoltori che riscaldavano le piante con i falò, proprio per il terrore delle gelate tardive, che già a fine febbraio, inizio marzo, possono essere nefaste per l'agricoltura. Quindi, insomma, sicuramente un'ondata di freddo ci sta, non è un'ondata di freddo storica, come da più parti si vuole rappresentare, però sicuramente è un'ondata di freddo che praticamente erano 3 anni che con quei valori non si vedevano alla quota di 1500 metri. Quindi è chiaro che sicuramente tra l'effetto vento, un po' di neve se la farà e un po' sarà, avvertiremo parecchio freddo, almeno per 3-4 giorni almeno. Poi dopo il freddo si sedimenterà al suolo, però anche bisogna considerare che la stagione sta andando avanti e quindi diciamo che può darsi anche che avremo una certa mitigazione delle temperature verso martedì, mercoledì. Comunque, in questi casi, quando si parla di freddo, oltre i 3-4 giorni di previsione bisogna andare cauti, perché il freddo è molto più difficile da prevedere rispetto al caldo, perché al caldo abbiamo, rispetto alle ondate africane, eccetera, noi siamo completamente esposti. Quindi, però sicuramente noi veniamo da un anno molto molto caldo, è stato l'anno più caldo della storia a Faenza, il 2020,
con 15,2 gradi, la temperatura uguale a quella di Foggia. Quindi ha replicato quella che era del 2019. Dal 2014 abbiamo temperature sempre molto molto calde. Quindi il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti. È evidente, non è certamente una bordata fredda che potrà cambiare le sorti della stagione, però perché comunque gennaio è stato un po' più freddino, un po' più normale rispetto al solito, anche se non troppo piovoso. Però insomma, ecco, sicuramente è da prendere con favore questa ondata di freddo che è in arrivo. Intanto, ecco, questo intanto, vedete come la temperatura sta cominciando a scendere, 6,8 gradi, umidità 70, vedete che l'aria è abbastanza secca, segno che proprio vuol dire che sta affluendo aria da est, vedete proprio il vento da levante, il vento proprio da est, non è neanche una bora pura, è proprio il vento da est che viene dai Balcani, e quindi sicuramente è un vento che piano piano sedimenta, è il segno proprio dell'aria fredda che sta entrando. Quindi ne approfitto, ecco, per far vedere, visto che qui c'è nei link anche per esempio la diga di Ridracoli, che prendiamo con favore, per esempio prendiamo con favore il fatto che la diga di Ridracoli sia completamente piena, anzi sta travallando. Quindi questo è una cosa molto molto favorevole, che vedete che dal disegno sta travallando, quindi l'acqua nella diga di Ridracoli è completamente piena, sia per la fusione della neve appena caduta nelle settimane scorse, giorni scorsi, sia per le precipitazioni che in Appennino sono state abbastanza copiose. Vediamo anche che il Lamone in questi giorni è cresciuto un po' di livello, si è portato su livelli più normali per la tanta pioggia che ha fatto. Non si sta vedendo la diga di Ridracoli, forse l'ha aperta in un'altra finestra o... Ah, ok. Allora aspetta, voilà, dunque. No, incolla il link in quella finestra. Oh. Allora, un attimo, perché qui si vede una webcam. Adesso non volevo fare. Allora, vedete sempre il sito, vero? Sì, stiamo vedendo sempre il sito Meteo Faenza. Sì. Meteo Faenza. Allora, per raggruppare le schede fai clic con il pulsante su una scheda. No, adesso. Allora, voglio fare. Se no, provo. Vedete anche la scheda blu qui? Vedete anche la finestra blu? Stiamo vedendo ancora Meteo Faenza. Sì, Meteo Faenza. La diga di Ridracoli non la vedete? Allora, no, aspetta, forse l'ha aperta in un'altra finestra. Sì, l'ho aperta. Sì, adesso arrivo. Adesso arrivo perché è un link. Allora, Ctrl C e poi vediamo qui. Vediamo. Adesso vediamo un attimo se. Adesso dovesse vedere Google che sì. Sta lavorando, se non sbaglio. Ecco, vedete il disegnino della casa della diga di Ridracoli adesso? Si sì, vede Fabio? Sta arrivando, sì, ecco. Ecco. Adesso vedete che in questo disegno si vede chiaramente che sta travallando, vedete il disegno, e poi ovviamente di giorno si vede anche adesso, e di notte si può intravedere dalla webcam un po' che sta tracimando, e vedete com'è piena, anche nel buio qui ci sono le bocche della diga di Ridracoli, vedete com'è piena. Come completamente. Sì, purtroppo a quest'ora non si vede molto, ma non si riesce sì. A vedere, visto. Ovviamente, però insomma, questo è quanto. Sì, qualche giorno fa avevamo condiviso anche su Facebook il video della diga di Ridracoli con la tracimazione, sì. Appunto, filmavano dal basso e c'era proprio tutta l'acqua, esatto. Che scendeva inquadrata dal basso, era abbastanza impressionante, era qualche giorno fa, era molto abbondante. Adesso immagino, adesso non sembra molto, cioè è appena, sono 5, 50 centimetri. Comunque, è proprio poco sopra il livello di sfioro. Sì. Sicuramente è una cascatina, ecco, insomma. Però ancora il fatto che sia completamente piena, che abbia quei 33 milioni di metri cubi,
ancora nella sua vasca che sia bella piena, è un buon viatico almeno per la prima parte dell'estate. Poi speriamo che sia una situazione di precipitazione, che le precipitazioni possono essere più abbondanti anche nel corso dell'anno, che sia un anno che dia un po' di svolta, perché non è più possibile andare avanti con questo calore, con queste estati sempre molto calde, questi inverni che non esistono, perché anche l'inverno dell'anno scorso non è esistito. Anche quest'anno lo possiamo definire tranquillamente un invernicchio. Questo sicuramente è una cosa da sottolineare, insomma, ecco. Se vogliamo andare a vedere, per esempio, anche un sito di Emilia Romagna Meteo, che è un sito dove ci sono le stazioni meteo. Adesso vediamo se, ecco, che molti di voi sicuramente conosceranno, queste sono le previsioni. Se noi andiamo per esempio qui, allora noi per esempio andiamo a vedere qui nella rete delle stazioni, possiamo vedere chiaramente quello che fa nel mappa in tempo reale. Adesso vediamo un attimo la rete stazioni, temperature, ecco qui, vediamo un attimo, vediamo, ecco, per esempio in questo momento qui ci sono tutte le stazioni meteo della regione, e possiamo vedere chiaramente, adesso provo ad allargare un po' la finestra, se non dà problemi. Adesso vediamo un po', ecco, che praticamente in questo momento, per esempio, a Faenza abbiamo 6,7 gradi ed è 6,8 a Castel Bolognese, 7,2 a Imola, vedete, e comincia già a fare freddo. Vedete, nelle nostre montagne, già 0,8 gradi al passo della Colla, 1,4 gradi al Monte Busca. Questo è Monte Busca. E si riesce a vedere, Fabio? Sì, sì, è un po' piccolino, però si vede, sì. Sì, la finestra, il casellino è piccolino, 1,7 a Monte Romano, ancora caldo a Marradi, 5,6, però l'umidità è bassa e sicuramente abbiamo dei valori che sono in diminuzione. Se poi sì, infatti vedere... i giorni scorsi faceva caldo anche la sera, anche la notte, anche sì, la mattina, esatto, era ancora caldo. Diciamo che per essere inverno è un clima veramente immondo, cioè infame, cioè nel senso che non si può vivere 11 giorni di febbraio con temperature così tremende, così alte. Quindi insomma questo praticamente è quanto per quanto riguarda un po', ecco. Poi per esempio, visto che siamo con parliamo appunto con la sede dell'astronomia, insomma, ecco, gli astronomi sono molto legati al tempo, io vi voglio consigliare un link e anche una relativa app che si chiama Clear Outside. Penso che molti di voi già la consultino, Clear Outside, e devo dire anche io. Anch'io tendo a consigliarla, quindi molti penso che ne abbiano già sentito parlare anche da me. Nel breve termine è piuttosto affidabile. Vediamola un attimo, se vogliamo darci un'occhiata veloce, vediamo un attimo come è fatta. Allora, vogliamo per esempio vedere il tempo di Faenza delle prossime ore. Allora, noi andiamo a cliccare qui Faenza. Adesso io le guardo qui dal sito, poi chi ha l'app, le coordinate. Elabora già la previsione. Scusa, dimmi. Si vede, è ancora condiviso la finestra con Emilia Romagna Meteo. Allora non si vede. Allora, sto aspetta, vedendo ancora quella. Allora facciamo così. Sì. Quella con Emilia Romagna Meteo, eh? Questa qui, esatto. Sì. Adesso si vede adesso? Sì. Ecco, perfetto. Vediamo, allora clicchiamo adesso Faenza, Faenza Ra,
Ecco, e vediamo il tempo. Allora, non ci sono simboli meteorologici, ma è molto ottima per quanto riguarda le nuvole e le precipitazioni. Andiamo ad analizzarla. Per esempio, oggi è il giorno 11. Il giorno 11, vedete che la copertura totale di nuvole a quest'ora, alle 21:22, è 94-84%, cioè praticamente sia delle nuvole medie, nuvole basse e nuvole alte. C'è una ottima copertura, infatti il cielo in questo momento è molto nuvoloso o coperto. Abbiamo anche, qui vengono riportati anche i passaggi della IS, della stazione orbitante IS, che voi appassionati di astronomia conoscete bene, quindi insomma quando c'è il passaggio viene rappresentato anche qui nell'app di Clear Outside. Abbiamo anche la visibilità in miglia del prevista, quindi abbiamo una visibilità buona, come potete vedere 10-20 km. Come potete notare, c'è una discreta probabilità di precipitazioni, ma vedete, i millimetri sono molto bassi, cioè 0,08, 0, quindi millesimali, però c'è la possibilità in nottata, in tarda serata, di qualche rovescio anche qui a Faenza. Vedete, i venti, come potete vedere, vedevamo anche dalla stazione meteo che i venti sono proprio da est, incolorati di arancione, quindi sono piuttosto vivaci, sui 13-14 miglia all'ora, quindi 10-20 km all'ora, anche 25 km all'ora. Se avete notato nel sito, c'erano raffiche anche di 30 km all'ora. E abbiamo anche una temperatura che, come potete notare, adesso è di 6 gradi, come rappresentato proprio dal sito, quindi è un sito molto affidabile. La pressione, come potete notare, è a livello del mare, quindi 1019, leggermente più alta di quella che è segnata nell'osservatorio che è riferita alla città di Faenza, ma praticamente siamo lì. E se noi vogliamo andare a vedere, per esempio, il tempo di venerdì, andiamo a cliccare il 12, vedete che la giornata è coperta tutto il giorno. Abbiamo delle precipitazioni che sono previste più consistenti nel corso della giornata, nel corso del pomeriggio sera. Vedete che qui c'è la chance anche di ghiaccio, cioè quindi praticamente pioggia che diventa neve proprio nella serata di domani, quindi anche Clear Outside lo conferma. Le temperature crollano, vedete che in serata domani avremo 2 gradi, il vento è da nord-est, e poi quindi praticamente è molto chiaro, vedete che i colori già rappresentano anche per un astronomo il tempo che si andrà a trovare per fare un'osservazione stellare. Perché se noi vediamo tutto bianco, vuol dire che sarà coperto il cielo. L'azzurro, che praticamente lo possiamo vedere qui, magari per il giorno 15, vedete che è tutto azzurro, vuol dire che il cielo è previsto piuttosto sgombro da nuvole, quindi piuttosto sereno. Quindi vedete, come vedete, le percentuali sono 0,00. Le temperature, per il discorso che facevo prima, vedete come sono previste basse la mattina, meno 4, meno 4, meno 3 la sera di lunedì, e addirittura la E poi temperatura percepita, dimmi. sì, voglio far notare che questa app è studiata per gli astronomi proprio, per gli astrofili, quindi anche con l'ottica di guardare il cielo. Quindi mette in verde, addirittura quando ci sono temperature negative, le mette in verde perché sono molto favorevoli anche per l'osservazione astronomica, quindi Sì, le mette in verde esatto. anche le temperature negative. Poi se notate, in ogni giorno c'è la barra in alto, fa vedere in verde quando sono le ore in cui è previsto un tempo molto buono per fare le osservazioni, in giallo così così, in rosso si può scartare. Quindi sì, così si vede velocemente quando sono le ore migliori del giorno per osservare il cielo. Poi le due barre in basso, una fa vedere quando c'è il sole, praticamente quella. Vai piano. Lì, Sì? praticamente sotto le ore c'è la prima barra dove Ah, fa scusa, vedere. questo qui. Questo sì, il Sì, sole. sì, ecco quella barra. Sì, praticamente fa vedere il sole, quindi fa vedere in azzurro le ore dei crepuscoli, in giallo le ore del giorno e in nero le ore di notte. Invece la barra sotto è quella della luna, quindi è in grigio dove c'è la luna sopra l'orizzonte e in blu dove è sotto l'orizzonte. Quindi Sì. vedendo quello uno capisce quando c'è il sole, quando c'è la luna e quando sono le ore migliori per
per fare le osservazioni, anche in base a cosa vuole osservare. Ad esempio, se uno vuole osservare il profondo cielo, dovrà guardare le ore dove, ovviamente, dove è verde, quindi il cielo libero, poi la barra sotto deve essere nera, quindi notte completa, e la barra della luna deve essere azzurra, non ci deve essere la luna a disturbare. Poi sulla destra, anzi sulla sinistra, si vede anche le fasi lunari, quindi l'ora in cui sorge e tramonta la luna e la fase. Sì, esatto, è molto interessante. Quindi, infatti... sì, quindi unisce, sì, in un'unica app ci sono informazioni valide sia astronomiche che meteorologiche, quindi è ottima per chi vuole fare osservazioni astronomiche. E sicuramente bisogna considerare anche che per il seeing, anche per esempio le isole di calore, che sono praticamente quelle che ci sono nelle città, possono dare un po' fastidio anche per quanto riguarda per esempio l'osservazione del cielo, insomma, ecco. Però insomma, diciamo che è abbastanza relativo, ma ci può essere questa possibilità anche. Qui comunque volevo far notare anche che si può andare anche nella versione sperimentale, dove appunto ci sono dati più astronomici, anche per esempio l'ozono, la chance di ghiaccio, e per esempio anche il seeing, ecco, tempo del seeing, per esempio sempre la copertura delle nuvole, il passaggio della IS, quindi insomma diciamo che è abbastanza un'app che consiglio, perché l'ho analizzata per alcune settimane anche consecutivamente, e direi che meteorologicamente nell'arco di 2-3 giorni, 4 giorni è molto interessante, quindi anche per non solo per gli astronomi ma anche per i meteorologi, diciamo che può essere un'app alternativa, meglio anche di tante app che sono super pubblicizzate, quindi potrebbe essere un'idea stasera per avere un qualcosa di innovativo anche per voi, insomma, ecco, per il pubblico della meteorologia, che non è, magari non vedrà i simboli meteorologici, ma almeno vedrà un qualcosa di alternativo, ecco. Quindi... Okay, visto che hai parlato di seeing, sì, appunto, spiego un secondo per chi non lo sapesse, è un dato molto importante, soprattutto per chi vuole osservare i pianeti o la Luna, perché il seeing indica praticamente la turbolenza atmosferica, quindi più c'è vento, turbolenza, differenze di pressione, più c'è questa turbolenza che muove l'aria e quindi la rende... diciamo che rende le immagini che devono essere dettagliate come quelle dei pianeti, rende più tremolanti, più difficile vedere i dettagli dei pianeti. Quindi il dato del seeing è molto importante, soprattutto se uno vuole osservare dei pianeti. Esatto. Quindi questo insomma, è un'idea appunto per... Io diciamo che sono quasi 50 minuti che sto facendo un po' la... Non vorrei dilungarmi troppo, ecco, queste sono le cose, diciamo, le okay. È chiaro. Intanto ricordiamo che anche il pubblico può farci domande, quindi se avete dubbi, curiosità o commenti, è il momento di farlo, così possiamo, prima di passare all'argomento successivo, che sarà il cielo del mese, quindi se avete domande o sul meteo o sull'astronomia, facciamo intanto una nota di colore. Anche io mi piacciono molto anche i detti popolari, e quindi diciamo che il 2 febbraio è stata la Santa Candelora, un detto molto importante nella tradizione popolare, in cui il tempo è stato buono. E si diceva sempre: vale. Per la Santa Candelora, se tempesta o se gragnola dell'inverno siamo fora, ma se sole o solicello siamo solo a mezzo inverno. Era una giornata molto bella, e quindi diciamo che il fatto che eravamo solo a mezzo inverno in realtà è stato quest'anno rispettato, in quanto adesso avremo questa seconda parte di inverno piuttosto tosta, almeno per qualche giorno, e quindi vuol dire che l'inverno non era ancora finito, e quindi vuol dire che le osservazioni delle persone, degli anziani, dei nostri nonni, bisnonni, eccetera,
hanno sempre una base, di un fondamento importante. Quindi questo per quanto riguarda appunto gli aspetti. Poi dopo è chiaro che tanti detti, per esempio, possiamo analizzare anche i detti più popolari, per esempio c'è la pecorella e acqua catinelle, è sicuramente un detto che è molto, molto importante, molto veritiero, perché sono gli altocumuli che praticamente si presentano come a forma di pecorelle, sono nuvole che praticamente preannunciano l'arrivo di una perturbazione. Quindi il cielo a pecorelle e acqua catinelle è un detto che è piuttosto veritiero. Rosso di sera bel tempo, si spera anche quello importante. E soprattutto un altro detto che è molto veritiero è l'arcobaleno. Cioè l'arcobaleno, quando si presenta l'arcobaleno, specialmente di sera, arco di sera, buon tempo mena, cioè vuol dire che praticamente il tempo tende a migliorare, perché l'arcobaleno si forma dalla parte opposta dove tramonta il sole, e quindi di sera tende a formarsi a est, dove stanno andando via le nuvole, e a ovest vuol dire che c'è il sole, quindi vuol dire che siccome più o meno le perturbazioni si muovono prevalentemente da ovest verso est, vuol dire che a ovest avremo un cielo pulito, e quindi vuol dire che il tempo sta migliorando. Quindi sono piccoli segnali, giusto per alleggerire un po' la serata che abbiamo parlato fino adesso. Insomma, io direi che il succo sì, va, sicuramente c'è un fondo di verità anche nei detti popolari, quindi sì, c'è un fondo di verità. C'è un fondo di verità. Sì, comunque cercavano di osservare il tempo, quindi avevano notato comunque delle coincidenze che poi hanno tramandato attraverso questi detti popolari. Sì, sì, esatto. Mm-hmm. Quindi io direi che la mia parte può terminare qui. Io, se vuoi, ti lascio la parola, Fabio, e intanto ringrazio. Ok, intanto è arrivata una domanda da Italo Chesi. Ci chiede, okay, Roberto, puoi dire qualcosa del super mega calcolatore meteo europeo che sta entrando in funzione a Bologna? Sì, ecco, esatto. Questa è una cosa, è una punta di orgoglio che arriva appunto per quanto riguarda l'Emilia Romagna e l'Italia in generale, perché le CMVF sappiamo che ha la sede a Reading, viene detto anche il modello di Reading, dove appunto ci sono tutti i super calcolatori, i grandi cervelloni, i grandi calcolatori sono proprio in Inghilterra. Ma abbiamo anche il fatto che il database, una parte di questi calcolatori verranno ospitati nella zona di Bologna. Quindi, insomma, ecco, è un trasferimento che sta avendo un certo rallentamento, però sicuramente Bologna diventerà un centro importante per quanto riguarda il calcolo meteorologico mondiale per i modelli più performanti. Quindi è stata selezionata tra vari candidati. Però, insomma, ecco, è una situazione che sta andando un po' più a rilento di quello che era la tabella di marcia. Però è un fatto molto positivo. E ringrazio Italo, che saluto calorosamente, per questa domanda. Quindi, insomma, le CMVF è un qualcosa che... In effetti, immagino questi tempi tutto va... Fabio, non ho capito, scusa Fabio. Sì, dicevo... Sì, ti ho visto, Oscar, comunque... No, sì, stavo dicendo che... sicuramente di questi tempi tutto va un po' a rilento, lo sappiamo com'è la situazione, quindi... Sì. Però, esatto, se non sbaglio, questo trasferimento è avvenuto anche come conseguenza della Brexit, per cui questo modello europeo è stato questo centro di calcolo europeo aveva sede in Inghilterra, adesso è stato spostato in seguito alla Brexit, è stato spostato in uno stato ancora in Europa. Ci sono anche Bonn che potrebbe ospitare una parte, quindi insomma... È una situazione che leggermente potrebbe trovare ubicazioni anche in parte
diverse, però insomma sicuramente Bologna sarà un centro di riferimento importante per la sede di calcolo di questo modello matematico, che è il più performante statisticamente, direi del mondo, ecco, del mondo. Quindi avere previsioni a 5-7 giorni che vengono calcolate vicino a noi è qualcosa di molto stimolante anche, e quindi la meteorologia anche a casa nostra potrebbe diventare importante, visto che in Italia sicuramente non si eccelle per agglomerazione, cioè c'è molta frammentazione anche degli enti meteorologici, e questo non è un bene sempre, perché diciamo che se più si facesse squadra sicuramente si potrebbe convogliare maggiori risorse in pochi enti, e questo potrebbe favorire appunto magari uno stimolo, una previsione più coordinata, anche mettendo in campo più professionisti nel campo della previsione meteorologica. Questo ok, invece è arrivata anche una domanda da Giuseppe Albonetti. I modelli suddetti fino a quanti giorni danno previsioni attendibili, a quale percentuale di attendibilità? Ringrazio per la domanda e saluto Giuseppe. Di solito i modelli hanno una statistica di affidabilità del 99% a 24 ore, del 97% a 48 ore, del 95% a 3 giorni, e arrivano fino a 88-90% a 5 giorni. Dopo i 5 giorni comincia ad aversi un certo calo, 83% a 6 giorni e circa 75-80% a 6 giorni, a 7 giorni, scusate. Quindi praticamente una previsione a 7 giorni è attendibile come le stazioni meteo che noi abbiamo in casa, quelle Oregon, adesso ho fatto pubblicità, però insomma per dire le stazioni meteo che noi abbiamo in casa, molti di noi ce le abbiamo, che sono attendibili più o meno al 75%, quindi però a 12-24 ore. Quindi una previsione a 7 giorni vuol dire che praticamente ogni 2-3 settimane si sbaglia una previsione. Quindi è un'attendibilità ancora buona, diciamo tra il discreto e il buono. Però c'è da dire che non sempre questa predicibilità è costante. Dipende dal tipo di tempo, visto che l'atmosfera è un sistema molto caotico. Più è stabile, più la previsione si allunga. Cioè in estate, quando c'è alta pressione africana, nordafricana, si può arrivare anche a 13-14 giorni con una buona attendibilità. Cioè, diciamo, oltre la settimana si raggiunge un certo orizzonte buono. In inverno, per esempio, come in questo caso, già oltre 2-3 giorni si può incappare in qualche sorpresa, o bella o brutta. Cioè, nel senso, potrebbe... Per esempio, prendiamo già domani, per fare l'esempio che è attendibile al 98-99%, però abbiamo due modelli che sono leggermente differenti. Questo non capita spesso, ma in inverno, specialmente quando si parla di neve, può capitare. E questo è un qualcosa che è intrinseco nella previsione. Quindi, insomma, non sono le percentuali sono questo, però ecco, direi che fino a 5 giorni sono un prodotto buono da prendere in considerazione anche per gli astronomi che consultano le previsioni meteo. Ok, io volevo anche aggiungere una cosa che ho sentito qualche mese fa, poi dopo tu confermerai, smentirai o dirai la tua opinione, che ho sentito che molte informazioni anche che poi dopo usano per poi fare i modelli meteorologici, molte informazioni vengono prese in realtà dagli aerei di linea che hanno fondamentalmente una specie di stazione meteo incorporata che raccolgono dei dati che dopo vengono poi elaborati anche da questi modelli, e quindi con la pandemia che abbiamo avuto in questo anno i voli aerei sono calati di molto e quindi hanno potuto raccogliere molti meno dati, e quindi avevo sentito qualcuno che diceva che nell'ultimo anno le previsioni meteo sono state meno affidabili. Sì, c'è una parte di verità in questo ragionamento, in quanto ci sono migliaia di aerei
che anche ad alta quota che rilevano le condizioni meteorologiche. Sappiamo che un modello matematico parte, è importante l'affidabilità di una previsione, è tanto valida quanto è valido il campo di analisi, cioè nel senso, più il dato è preciso riguardo al tempo che fa in questo preciso momento, in quel momento X, più affidabile sarà la previsione Y, cioè nel senso che se io dico per esempio che a Faenza fa 3 gradi e invece magari ce ne sono 4, dico una cosa, già è un errore che in partenza si accumula nell'errore per poi fare la previsione. Quindi più accurato il dato, più precisa la previsione. È chiaro che ci sono i satelliti, ci sono i palloni sonda, c'è di tutto, quindi non solo gli aerei. Però sicuramente durante la prima parte della pandemia, specialmente febbraio, marzo, aprile del 2020, ci fu proprio un crollo totale dei voli aerei, specialmente di linea, senza, diciamo, avere un'alternativa, ecco, tra virgolette, e questo ha creato delle interpolazioni, cioè diciamo che si creava appunto un dato più teorico laddove mancava, e questo ha creato una minore affidabilità temporanea delle previsioni. Però si è notato che questo periodo è durato circa un mese più o meno di minore affidabilità, poi più o meno si è sempre viaggiati sulle affidabilità degli anni scorsi, poi anche perché si è ritornati a una raccolta dati capillare, come più o meno è sempre stato, quindi, perché la previsione meteorologica va sempre avanti, cioè i modelli vanno avanti di continuo, e questo sono server potentissimi, e questo è importante perché la previsione deve sempre andare avanti, non può fermarsi mai, e quindi ogni minuto, ogni secondo è importante per la previsione. Ok, intanto è arrivata anche la domanda di Maurizio Marsigli. Saluto anch'io. Saluto Maurizio. Puoi parlarci dei meccanismi dello strat warming che ha causato l'attuale situazione meteo? Sì, allora, ti ringrazio Maurizio della domanda. Lo strat warming è un riscaldamento, diciamo, improvviso, un riscaldamento molto rapido della stratosfera. Quindi praticamente quando abbiamo delle accelerazioni di calore tra i 50 e i 70 gradi in pochi giorni della sede stratosferica, di solito si può avere ai piani più bassi, cioè in troposfera, si possono avere delle ripercussioni che possono creare un disturbo in sede del vortice polare che tende a collassare, diciamo, tende a splittare o a, diciamo, displacement, cioè a separarsi in più blobi, e quindi può creare appunto una colata di aria fredda verso latitudini più basse, non necessariamente in Italia o non necessariamente su tutta l'Europa, però può crearsi alle latitudini più basse anche di altri paesi del mondo. In questo caso diciamo che abbiamo avuto uno strat warming abbastanza importante sia a gennaio che a febbraio. Diciamo che sicuramente questo strat warming che è avvenuto in un periodo più avanzato della stagione può aver favorito un maggiore indebolimento del vortice polare, che fisiologicamente con l'incedere della stagione tende ad indebolirsi, e quindi in caso di un riscaldamento della stratosfera può disturbarsi. Ma non è sempre dimostrato che i riscaldamenti della stratosfera portino il disturbi in sede del vortice polare. Questo diciamo che è sicuramente dovuto a uno strat warming di circa 8-10 giorni fa, e ne vedremo gli effetti tra pochi giorni, anche se non sarà un'ondata storica come è avvenuta per esempio nell'85, dove un potente strat warming è avvenuto nel dicembre dell'84 portò poi la grande bufera di neve e il gelido gennaio 85. Però sicuramente il meccanismo dello strat warming è un meccanismo ancora al di là da essere chiarito bene, però è un fenomeno che quando avviene in una buona percentuale di casi può portare dei disturbi in sede troposferica. Ok, se non ci sono altre domande sul meteo, adesso passo. Io intanto ringrazio tutti per l'attenzione alla parte meteorologica, e adesso assisterò Fabio
appunto, e seguirò volentieri Fabio per quanto riguarda la parte astronomica, che è ovviamente il vostro pane quotidiano, ecco, insomma. Prego. Ok, adesso vediamo, parlo un attimo di quello che si potrà vedere questo mese. In realtà a livello di fenomeni non succederanno cose molto significative, però vediamo. Intanto vi faccio vedere domani alle 18 si potrà tentare di vedere la Luna. Sarà ancora difficile perché sarà molto sottile, però sì, domani o ancora meglio dopodomani, anche per poi a livello di meteo non è vero che è nuvoloso comunque. Sì, non quindi, è... Fino a sabato... Sabato sera dovrebbe essere già più... Dovrebbe essere ancora nuvoloso o... Sabato sera potrebbe aprirsi. Potrebbe ok, aprirsi, quindi sì. Quindi sì, comunque... Sì, sabato sera, se sarà sereno, si dovrebbe iniziare a vedere la Luna. Domani sarà comunque, anche se fosse sereno, sarebbe quasi impossibile, sarà molto difficile. Invece sabato si potrà iniziare a vedere fino alle 7 dopo tramonta. E poi una cosa che si può notare in queste serate è che si fa sera più tardi, le giornate si stanno allungando, sono ancora abbastanza lunghe le nottate in febbraio, però si vanno ad accorciare velocemente. Ogni giorno si accorcia, cioè il sole tramonta un minuto più tardi circa, e poi perché stiamo andando a marzo, in cui dopo ci sarà l'equinozio e quindi il sole tramonterà circa intorno alle 18, poi dopo ci sarà anche l'ora legale, quindi andrà a prenotare alle 19, e poi sì, e quindi vedremo che nei prossimi mesi, nei prossimi tre mesi, le giornate si allungheranno sensibilmente. Infatti stiamo andando verso la primavera, che tra l'altro le giornate si stanno già allungando, il sole sta andando sempre più in alto. E per i meteorologi, tra l'altro, la primavera inizia il 1 marzo, quindi, esatto. Quindi esatto. Mancano 20 giorni per i meteorologi. Infatti, sì. già i primi di marzo si iniziano a sentire gli effetti del sole che si alza, e quindi esatto. Si sente già aria di primavera i primi di marzo, sì. Almeno sì. Mediamente, poi dopo ogni anno sì. È un po' diverso, però. Vedremo cosa succederà. Sì. Cosa vedremo? Se quindi in prima serata verso ovest c'è ancora il cigno che resiste e tramonta tardi, quindi c'è Deneb. Questo è no, non è più vero. Allora. Sì, quindi c'è il cigno che si vede la sera, si vede ancora la sera le ultime parti del cigno, però sì, e si rivedrà anche la mattina. In realtà adesso si vede quasi meglio la mattina, se uno si sveglia presto si vede già la mattina il triangolo estivo, che si vede già la mattina. Abbiamo visto che si vede ancora durante i giorni d'inverno, si vede ancora in serata, però sì, adesso si inizia a vedere la mattina. Ma soprattutto vediamo verso sud, vediamo che ci sono ancora le costellazioni tipiche dell'inverno, quindi vediamo culminare Orione. Bella la cintura. Faccio vedere anche i nomi e le figure. Qui abbiamo Orione, sì, si vede molto evidente la cintura, le stelle Betelgeuse e Rigel, poi abbiamo il Toro con Aldebaran, e qui abbiamo Marte che si sta spostando, e
molto veloce perché sì, arriva subito dopo la Terra, tra i pianeti, il primo pianeta esterno dopo, subito dopo la Terra, e si vede muoversi molto velocemente tra le costellazioni. Quindi questo mese sta andando verso il Toro, dall'Ariete va verso il Toro. E tra l'altro è da seguire soprattutto le sonde che, passato qualche mese fa, era in opposizione, che avviene circa ogni due anni, quando poco prima delle opposizioni si lanciano le sonde che vanno a esplorare Marte, e in questi giorni stanno arrivando le prime sonde, quindi stiamo attenti. È già arrivata in orbita la sonda degli Emirati Arabi, se non sbaglio, e nei prossimi giorni arriveranno anche altre sonde, quindi è da seguire, perché avremo nuove missioni che andranno a esplorare il pianeta rosso, sperando che tutto vada bene, perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, perché è sempre molto difficile comunque che tutto vada bene. C'è solo un modo di solito per cui vada bene la missione: se qualcosa va storto, spesso non c'è niente da fare. Infatti le missioni su Marte, circa la metà delle missioni che sono andate verso Marte non hanno avuto successo. Quindi in realtà non vedremo niente, però dovremo seguire il sito, sicuramente i canali della NASA e anche di altri divulgatori, che in particolare in Italia, in italiano vi consiglio Adrian Fartade con Link for Universe, vi consiglio Chi ha paura del buio, sì, principalmente questi, che fanno anche dirette video su YouTube per seguire le missioni, e le seguono sicuramente meglio di quello che facciamo noi. Anche altri che seguono queste missioni, cito anche, spesso vengono seguite anche dal gruppo Astrofili Galileo Galilei, con cui abbiamo collaborato per la congiunzione di Giove e Saturno, e anche con i loro colleghi dell'osservatorio Galassin della Sicilia. Quindi, quindi se andiamo, sì, quindi abbiamo detto, abbiamo le costellazioni invernali, abbiamo i gemelli, abbiamo il leone che inizia a vedersi anche in prima serata. Il leone è bello, il leone è il mio segno zodiacale, diciamo che è bello vederlo. Praticamente quando arriverà il sole, quando non si vede, praticamente vuol dire che il sole è entrato nella costellazione, insomma, ecco, quindi in estate. Sì, poi dopo c'è da dire che in realtà le costellazioni non coincidono con i tradizionali segni zodiacali, perché in realtà spostate rispetto a quello che vediamo adesso, cioè dopo nei secoli si sono spostate, quindi non coincidono più con le costellazioni astronomiche, non coincidono con quelle che si usavano in astrologia. E poi, tra l'altro, gli astrologi non hanno tenuto conto di una costellazione, una tredicesima costellazione zodiacale, che è quella dell'Ofiuco, e il Sole passa anche da questa costellazione, però non ne hanno tenuto conto per i loro oroscopi. Quindi, e poi dopo il leone viene anche la Vergine, verso, qui siamo già alle 11, quindi in questo periodo ovviamente lo dovrete vedere dalla finestra, perché non, dopo le 10 ovviamente non possiamo uscire di casa, quindi da una certa ora in poi potremo solo vedere dalla finestra, però già alle 6... In realtà alle 6 adesso sì, fa buio verso le 7, 6 e mezza 7, sì, infatti si sono già allungati, quindi la notte arriva un po' più tardi, però dalle 7 alle 10 ci sono ancora circa 3 ore per osservare il cielo, anche andando fuori casa, anche andando eventualmente in zone più buie. Poi abbiamo detto che oltre a Marte, per gli altri pianeti dobbiamo aspettare la mattina, però si vedono male perché sono tutti molto vicini al Sole.
Intanto sono andato verso la mattina, cioè, quindi sì, vi dicevo che adesso il triangolo estivo si vede la mattina e poi nei prossimi mesi si vedrà sempre, sempre prima e andrà a dominare i cieli della prossima estate. Infatti qui il cigno che si vede la sera si rivede anche la mattina. Qui di fianco c'è Vega della Lira, c'è Altair dell'Aquila e Deneb del Cigno. E questo è il triangolo estivo. Okay. E dopo circa un'oretta, dopo, sì, no, forse troppo tardi, però... Vediamo, sì, qua abbiamo Giove, poi qua abbiamo Saturno, e poi sì, qua c'è Venere. Però sì, però comunque sorgono poco dopo, cioè poco prima del sorgere del Sole, e quindi sì, adesso i pianeti si vedono, si vedrebbero la mattina, però sono sì, comunque vicini al Sole, e quindi si vedono male. Sì. Te Roberto stavi, dicevi? No, dicevo che praticamente mi sembra, se non erro, un paio di mesi, qualche mese fa ho visto Giove con il mio telescopio, sì, perché ho un piccolo telescopio a casa, uh-huh, proprio piccolo, l'ho preso anche per mio figlio, insomma, così, proprio, sì, proprio più che giocato. Ecco. Però devo dire che mi ha dato molta soddisfazione, perché uh-huh, è un piccolo rifratturino, che Giove sono riuscito a vedere, vabbè, i quattro satelliti galileiani, che uh-huh, ci va a vedere così, e poi anche Giove, bello distinto. Ho intravisto anche nei momenti che Giove e Saturno erano vicini, anche parzialmente un abbozzo di anelli di Saturno nel momento, perché non è, mi sembra che non erano inclinati male, erano abbastanza, sì, inclinati. Sì, sì, adesso si vedono bene, basta un piccolo telescopio per vederli. Sì, ecco. Devo, sì, dire, cioè, sempre... adesso, diciamo adesso, qualche mese fa, poi, perché adesso, ecco, sì, adesso è molto vicino al Sole, si vede la mattina, però è difficile da vedere. Però sì, diciamo adesso, nel senso, in questi anni comunque sono inclinati in modo che si vedono bene. Poi dopo ci sono in alcuni anni... circa ogni 15 anni si mettono di taglio, quindi si vedono peggio. Comunque adesso si vedono, in questi anni si vedono bene comunque. Bene. Adesso sono andato verso sera e seguiamo la Luna nei prossimi giorni, che seguiamo le congiunzioni della Luna. Se andiamo avanti di qualche giorno... Ecco, il 18 andrà vicino a Marte e anche il 19 sarà tra Marte, Aldebaran e le Pleiadi. Quindi sì, quindi il 19 ci sarà questo bel quadretto con il Toro, Marte, le Pleiadi e la Luna in mezzo. Interessante. È un bellissimo programma. Sì, Stellarium è molto comodo per far vedere, poi dopo, sì, seguendo la Luna, dopo, sì, dobbiamo andare a fine mese, anzi all'inizio del prossimo mese, andiamo verso la mattina. Ecco, sì, all'inizio di marzo ci sarà la Luna che si avvicinerà ai pianeti e quindi il 10, sì, si vedrà in questa situazione che avremo Mercurio che il mese scorso si vedeva la sera e all'inizio del prossimo mese si vedrà la mattina. Anzi, se non sbaglio, Mercurio... Volevo fare una domanda. Adesso, sì, comunque si vede, si rimane lì basso. Sì. E il 10, sì, appunto, ci sarà la Luna con Saturno, Giove e Mercurio. Venere sarà sempre più vicino al Sole, si vedrà dopo la sera tra qualche mese ancora.
Quindi sì, in realtà sì, tra febbraio e inizio marzo non ci sono tanti fenomeni, quindi sì, più che altro dovremo seguire quindi i satelliti che stanno arrivando verso Marte, le sonde, le missioni che stanno per arrivare su Marte, e dovremo seguire quello. È previsto a breve qualche transito di Venere, davanti al Sole, cioè nell'arco di tempi relativamente quello brevi. ne abbiamo parlato il mese scorso. Per Venere dovremmo aspettare qualche anno, nel senso di quasi un centinaio di anni, quindi sì, adesso non mi ricordo l'anno esatto, però ci sarà un bel po' da aspettare per Venere. Ce ne sono state due qualche anno fa, l'ultima nel 2012 se non sbaglio, quella prima nel 2000 e adesso non mi ricordo gli anni esatti, però sì, diciamo che abbiamo avuto due transiti di Venere, poi però i prossimi li vedranno i nostri discendenti probabilmente, visto che sarà difficile riuscirli a vedere. Più che altro Mercurio adesso a brevissimo non lo so, però quelli di Mercurio sono un po' più frequenti, quindi sì, per vedere un transito sul Sole bisogna tenere d'occhio Mercurio. Sì. Poi la stazione, poi dopo sì, altre cose, dopo ci sono i satelliti, in realtà non li ho seguiti moltissimo, però dopo c'è ogni tanto la stazione spaziale, poi ogni tanto... È sempre molto bella, quando specialmente io la seguo, seguo i vostri passaggi che mi indicate anche nei vostri canali, specialmente in estate, devo dire che estate, primavera, magari uno è fuori, guarda ancora più volentieri, ecco, insomma, sì, poi... Magari... C'è da dire che in realtà i satelliti si vedono anche molto meglio d'estate, perché proprio per come, cioè per come sono illuminati, perché diciamo che in inverno rimangono illuminati solo per poche ore dopo, o dopo il tramonto o poche ore prima dell'alba, invece d'estate rimangono illuminati un po' per tutta la notte, quindi, quindi si vedono molto più facilmente per tutta la notte. Sì. Quindi sì, sicuramente d'estate poi è anche più facile rimanere fuori a osservare il cielo, quindi sì, senza dubbio, d'inverno bisogna coprirsi meglio, sì, però è più difficile, però per gli appassionati si può fare, basta coprirsi sì, bene. Certo. Ok, intanto se avete, se qualcuno ha delle domande... E se no andiamo verso la chiusura. Intanto, beh, intanto che ci siamo, se vuoi possiamo provare a vedere passaggi dei satelliti. Vado un attimo sul sito. Allora, condivido un sito che, di cui adesso mi scrivo anche il nome. Allora, il sito è questo. Sì. Adesso lo condivido. Allora. Questo dai passaggi del satellite domani. Sì, è molto, questo qui è molto interessante perché fa vedere, tra l'altro, lo mettiamo di solito... Ponte delle Grazie. Sì, così è, perché è bello perché... Sì, dai. Dunque, praticamente questo sito, adesso vi spiego, questo qui, James Darpinian Satellite, fa vedere i satelliti più luminosi e anche i treni degli Starlink. La cosa bella, come una volta che uno arriva sul sito, inserisce, lui vabbè, prende la se ce l'ha, prende la geolocalizzazione, quindi sa già più o meno dove siamo. Poi se uno mette l'indirizzo esatto, nella parte destra fa vedere anche la mappa di Google Street View, quindi fa vedere, sovrappone quindi la foto panoramica
della strada che uno ha inserito e la sovrappone con il cielo. E quindi uno può anche prendere come riferimento quindi il paesaggio, il diciamo il panorama da una certa strada e prenderlo come riferimento anche per capire dove guardare, per guardare dei satelliti. Sì. E quindi sì, qui è un passaggio previsto per domattina alle 5:15 e ci sì, sono dei Starlink. Però domattina, dunque, di solito dà anche le informazioni sul meteo, se non sbaglio domattina dovrebbe essere coperto, quindi si farà fatica a vedere. Strano perché dovrebbe anche avvisare, dice guarda, sta attento che però potrebbe essere nuvoloso. Addirittura, vedi anche... Comunque sì, quindi fa vedere i passaggi degli Starlink che... Adesso devo dire, l'ultima volta che ho provato è stato abbastanza affidabile, però dipende da molte cose. Secondo me dipende anche da come sono orientati rispetto al Sole. Adesso gli ultimi Starlink hanno anche dei paraluce che quindi cercano di ridurre i riflessi e quindi si vedono peggio. I primi sicuramente si vedevano molto luminosi, adesso è un po' più difficile vederli, però se uno vuole provare a osservarli attraverso questo sito, può ottenere informazioni sui passaggi e anche in modo molto, diciamo, molto facile anche da capire. Uno qui così capisce facilmente verso dove guardare e come si dovrebbe vedere in cielo rispetto alle stelle. Quindi vediamo questo satellite che deve passare domani pomeriggio, però abbiamo detto che è nuvoloso. Sabato, questo dovrebbe essere sabato mattina, però anche qui abbiamo detto che è nuvoloso. Questo è un altro satellite che dovrebbe passare sabato sera. Sì, comunque a tutti gli orari molto sì. Dettagliato. Sì, lì dice i satelliti più luminosi, nello specifico la ISS. Di solito dice Bright quando è la ISS, però questo è tutto per i prossimi 5 giorni. Mi sa che per la ISS ancora non ci siamo. L'altro sito specifico per... Adesso vi voglio far vedere anche Evans Above. Sì. Evansabove.com. Anche il banner, ok. Questo è invece evansabove.com. La cosa importante quando si va in questo sito, bisogna specificare in alto a destra la propria posizione, perché sennò vi mette nel punto 00, in questa isola 00, la Null Island, questo punto dove si incrocia a latitudine 0 e longitudine 0, sì. Dove non c'è niente fondamentalmente, però ci sono, diciamo, delle cose che non, in cui non è specificata latitudine e longitudine. Inserisco Faenza. Ok. Aggiorna. E ora abbiamo le previsioni per Faenza. Qui andiamo a vedere i prossimi 10 giorni, la ISS, da che il prossimo c'è 7 febbraio, 19 febbraio, 20 febbraio, però siamo alla mattina, quindi per i prossimi giorni niente stazione spaziale. Dovremo aspettare anche fino a marzo, siamo alla mattina, quindi poi dopo si va molto avanti, quindi... Con l'inizio della primavera, dai. Dopo bisogna avere controllato, perché ovviamente la stazione spaziale si muove, nel senso che ogni tanto correggono l'orbita e quindi non percorre sempre la stessa orbita.
e ogni tanto cambia, quindi dopo bisognerà guardare le previsioni più aggiornate, però sì, diciamo che fino a metà marzo non la vedremo di sera, dopo si potrà provare a vedere la sera. Dovremo aspettare la primavera astronomica. Ok, quindi vediamo se sono arrivati commenti. Se non ci sono altre domande, intanto vi voglio anticipare che per il prossimo mese il prossimo mese faremo una serata in compagnia con la Palestra della Scienza, che è questa associazione faentina che gestisce appunto la Palestra della Scienza, che è questo luogo che molti conosceranno, e per chi non conosce lo conoscerete il prossimo mese, e dove sono presenti vari exhibit e esperimenti scientifici didattici, dove quindi si possono sperimentare vari aspetti della scienza. E tra l'altro alcuni dei membri che fanno parte della Palestra della Scienza fanno anche parte del gruppo Astrofili, quindi praticamente giocano in casa. E quindi sì, li ospiteremo per parlare quindi di questa realtà faentina molto interessante. Quindi direi che possiamo concludere. Se io ne approfitto per ringraziarvi dell'ospitalità, della serata, ringrazio ancora il gruppo Astrofili Faentino, ringrazio tu Fabio nella tua persona per l'invito e per aver organizzato questa diretta YouTube molto interessante e anche divertente in questo periodo di pandemia, diciamo che è una cosa anche alternativa, insomma, però almeno si riesce sempre a diffondere informazioni e nozioni che sono sempre importanti anche stimolanti per anche per una discussione tra di noi, insomma, ecco. Quindi io ancora grazie e quando volete sono sempre disponibile. Beh, intanto dico grazie a te che hai accettato l'invito e poi sì, noi sì, da un anno, perché sì, è quasi un anno che stiamo facendo queste dirette, e appunto perché sì, siamo stati, sappiamo tutti com'è la situazione, quindi abbiamo cercato comunque di mantenere vive l'attività dell'associazione in modo virtuale, e direi che stiamo andando bene, e probabilmente quando ci potremo anche iniziare a ritrovare probabilmente continueremo a fare in modalità mista, quindi saremo sia dal vivo ma contemporaneamente trasmetteremo anche in diretta l'incontro che avverrà in sede quando si potrà. Questa situazione ci ha permesso anche di sperimentare questa modalità che speriamo di mantenere anche quando ci potremo incontrare anche dal vivo, così potremo raggiungere anche chi non può venire in sede, si potrà vedere anche a distanza, o eventualmente se non può venire per un impegno di quel giorno può recuperare eventualmente con la registrazione su YouTube. Certo. Quindi ti ringrazio anche per la passione, perché si vede che tu sei molto appassionato di meteorologia, e devo dire che anch'io sì, io da appassionato un po' sì, in particolare dell'astronomia, però delle scienze in generale, comunque anch'io cerco di seguire la meteorologia, e anche perché un po' perché serve un po' per programmare oltre all'astronomia le uscite, un po' tutto, sì, comunque ci serve per programmare molte certo, attività, certo. Quindi un po' di interesse. E poi in generale è bello avere comunque interesse in generale per i vari aspetti della scienza. Quindi ti ringrazio per aver partecipato, ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno seguito in questa diretta, e vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento, sperando che sia
dal vivo al più presto. Esatto. Buona serata. Okay. Buona serata. Buonanotte a tutti. Grazie. Buonanotte.